Ciao ragazzi, come vedete mi sto coccolando con il mio solito tè serale, un tè verde. Non che io preferisca il tè verde agli altri tè, c'ho questo, spero di finirlo presto in realtà. Non è lo stesso del mio primo video, in effetti questo insomma non è che vale un granché. Ad ogni modo, come sempre, non è questo l'argomento del video. L'argomento del video in questo caso è nuovamente pizza padellina farinata di un nuovo locale. Ma prima di descrivervi che cosa sono andato a mangiare, che poi in realtà fa parte più delle mie memorie perché sono direi settimane che non passo da questo secondo locale, anzi direi mesi, vi devo fare una rettifica sull'argomento dell'altro video, o meglio su una parte di quanto ho detto, e cioè che io dissi che la farinata è un piatto tipico torinese o piemontese, non mi ricordo neanche più di preciso. La rettifica consiste in questo, cioè la farinata non è esclusivamente un piatto torinese o piemontese, anzi in genere la farinata è riconosciuta come effettivamente un piatto ligure, ma obiettivamente questo non è neanche completamente esatto, perché nella sua forma così come è conosciuta la farinata, cioè questa specie di focaccia cotta al forno, in genere un forno di legna, ma non è detto, è presente su un po' tutta la costa italiana fino alla Toscana compresa, e arriva anche in questo caso direi fino alla costa francese, fino dopo Marsiglia. Non so fino a quanto dopo Marsiglia, perché in effetti Marsiglia l'ho ancora mangiata, ma diciamo da lì ad arrivare in Spagna, dove non ne ho trovato traccia, ci vogliono ancora parecchi chilometri, quindi in effetti in quella parte del territorio francese io non so se è presente o meno. Non che questo cambi la vita a qualcuno ovviamente, però era solo per precisare una mia imprecisione che mi è stato fatto notare, che io giustamente sottolineo, perché è vero, non è tipicamente torinese, o meglio non appartiene esclusivamente al territorio ligure. Ecco, in Torino e nelle zone limitrofe alla Liguria la farinata è presente direi da sempre, come erano presenti tanti altri alimenti che arrivano notoriamente dalla Liguria. Ma, e qui potremmo parlare di magna cauda, acciughe, eccetera. Invece il locale di cui volevo raccontarvi in questo caso è un locale che è sito in uno dei borghi storici di Torino, locale che è nei pressi di Piazza Sabotino, anzi, per dire la verità, nei pressi di Piazza Sabotino ce ne sono per la precisione due di questi locali. Uno di questi direi che è notevolissimo per la pizza, sempre pizza padellina ovviamente, fa chiaramente anche farinata, ma non è questo di cui stiamo per parlare. Il locale di cui stiamo per parlare è un locale dove indubbiamente la farinata è prossima a essere, diciamo, considerata anche lei facente parte del top assoluto delle farinate torinesi. La mia preferenza, come già ben sapete, va a un'altra pizzeria sita in via Borgaro, cioè la pizzeria Loiero. Però devo dire che quest'altro locale è un locale che ha nella farinata un elemento estremamente riconoscibile per la qualità,
siamo sempre in presenza di una farinata estremamente gustosa. Forse, ecco, capita delle volte un eccesso di sale. Potrei dire quasi che io forse non faccio testo, visto che mangio praticamente senza sale, ma è questo perché non lo so, è una di quelle mie caratteristiche che alle quali non so bene dare una spiegazione, però ho sempre mangiato usando pochissimo sale. Ma so riconoscere comunque quando una farinata o un altro alimento ha la giusta quantità di sale oppure ha un eccesso. Ecco, la farinata di questo locale, di cui adesso vi dirò chi è, diciamo che è perfetta nell'80% delle volte, forse qualche volta appunto questo eccesso di sale. Il locale è Gino in via Monginevro. È un locale storico, un locale che fa parte dell'infanzia di, soprattutto in questo caso, di mio padre, perché mio padre è nato nei pressi di questo locale. Si ricorda quando il primissimo proprietario, quindi effettivamente colui che era chiamato Gino, andava in giro con la bicicletta, la padella di rame stagnata e con sopra la farinata calda. Poi chiaramente questi signori hanno aperto un locale. Beh, non è malvagio questo tè verde, è un tè verde della Lipton. Comunque, non facciamo pubblicità. E quindi questo locale aperto in via Monginevro ha avuto fino a qualche anno fa la continuazione della proprietà da parte della famiglia il cui patriarca fu appunto questo Gino. Non conosco il cognome, ma non credo che la cosa faccia per voi una grande differenza. Non la fa per me. Com'è la pizza? Ma la pizza è buona. Effettivamente devo dire che forse non è tra le mie preferite, però devo dire che è una pizza che rappresenta un po'... Scusate, che rappresenta un po' uno stile a me fortemente ricercato, cioè una pizza croccante, ma al tempo stesso la parte centrale è abbastanza morbida. È gustosa, diciamo che forse la cosa che mi convince leggermente meno rispetto ad altre è come viene cotto il formaggio su questa pizza, cioè nel senso che forse riceve una cottura eccessiva, ma direi che insomma forse sto cercando un po' il pelo nell'uovo. Quali altre peculiarità? Il locale produce il castagnaccio e devo dire che senza ombra di dubbio il castagnaccio di Loiero rappresenta lo stato dell'arte del castagnaccio. È un dolce, non è un dolce, non saprei bene come definirlo. È una bontà senza senso il castagnaccio, soprattutto quello di Gino, che non è il solito castagnaccio pesante, che sembra un deserto africano, nel senso che ci sono questi castagnacci che sono completamente screpolati in superficie. Ecco, non è così. Il castagnaccio di Gino è un castagnaccio estremamente gustoso, vagamente gelatinoso, il che vuol dire che la quantità di farina che c'è è sicuramente più ridotta della media dei castagnacci, perché la farina di castagne è una farina che tende a generare più che altro una gelatina se viene usata in piccola quantità. Se viene usata in grossa quantità
fa quei mattonazzi pesantissimi, quasi immangiabili, che spesso nelle panetterie torinesi non solo si trovano, alcuni anche buoni, però voglio dire, una cucchiaiata di quei dolci o di quei castagnacci saranno quasi 150 grammi. Direi che vi ho parlato a sufficienza di Gino. Come sapete, o meglio come vi sarete accorti, non faccio commenti su quello che è il servizio o altre cose del locale. Io mi accentro esclusivamente su la farinata, la pizza al padellino, in questo caso il castagnaccio, che storicamente nelle pizzerie in cui si fa la pizza al padellino e la farinata è presente. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao.